Francesca Cabrini con Romana Maggiora Vergano che interpreta Vittoria nel film. Ci aspetteremo una geografia di una santa per questo film. In realtà è un film molto politico. Mi vuoi parlare di questo tema e soprattutto del tuo personaggio inserito all'interno di questo quadro? Emigrata, donna e anche prostituta. Francesca Cabrini, e questo era evidente dal primo momento in cui ho letto la sceneggiatura di Rod Barr, a cui ha collaborato anche il regista Leandro Monteverde, è una donna prima ancora di essere una suora, e nel corso della storia ricopre vesti anche che non ci aspetteremmo, cioè diventa quasi un'imprenditrice, a un certo punto un architetto, si mette lei a scavare per cercare l'acqua, quindi anche una che si sporca le mani, sempre chiaramente con la fede nel cuore e come miraggio assoluti. E mi sento molto fortunata di essere entrata, insomma, in questo viaggio con questo ruolo, Vittoria, che è un po' un simbolo, secondo me, di quelle che sono state le ragazze italiane che sono emigrate a quel tempo negli Stati Uniti, ma anche, insomma, di tanti altri giovani che sono partiti probabilmente con le loro famiglie. Poi noi lì la ritroviamo orfana, Vittoria ha perso i genitori, però probabilmente era partita insieme alla sua famiglia per cercare fortuna e si è trovata in mezzo alla strada schiacciata. Nel film viene ripetuto più volte della frase che mi ha toccata di più e che ci dovremmo ricordare anche noi italiani, per questo spero venga visto da più persone possibili, che noi venivamo trattati peggio dei topi negli Stati Uniti, cioè quando un bambino per strada per un incidente perdeva una mano e correva in ospedale per essere curato veniva cacciato, non gli veniva dato da mangiare, non gli veniva dato nessun sostegno. E questa donna, suora, ma donna, si è immolata per una missione e ha dato in qualche modo al mio personaggio, per esempio, per la prima volta un valore. Cioè Vittoria noi la incontriamo nella storia che fa la prostituta, è molto giovane, e è nelle mani di quest'uomo che le ha fatto credere per tanto tempo, e quindi è difficile adesso spostarla da questa sensazione, che lei non solo non vale niente, ma che è un oggetto nelle mani delle persone, che può essere solo utile, che non ha un'identità, che prescinde dalla sua funzione per gli altri. Invece negli occhi di Francesca Cabrini lei per la prima volta trova un senso, anche grazie alla fede sicuramente, che è una fede spirituale ma è anche secondo me una fede umanitaria, ed è anche questo il grande tema sociale e politico senz'altro di questo film, cioè dell'importanza della solidarietà, dell'empatia, della compassione, sia in senso cristiano che in senso umano. C'è una frase nel film, la dice Francesca Cabrini: un uomo non potrebbe fare ciò che facciamo noi. È una frase forte. Beh, è come un po' un, secondo me è una rivendicazione, cioè che poi magari non è necessariamente vero, no? Però è giusto che lei si faccia portavoce di questo, cioè che è arrivato un momento in cui bisogna che ci guardiate per quello che siamo e non per il nostro genere, perché noi possiamo, appunto, lei si assume delle responsabilità che in quei tempi, in quegli anni, erano puramente riservate al maschile, no? E quindi non solo ti dice io ho il coraggio di farle, ma ti dico che io potrei farle anche meglio, perché il mio essere donna prevede, insomma, include una sensibilità, un nuovo punto di vista, un diverso modo di vedere le cose e di anche trasmetterle. E quindi dovete capire che io posso dare anche un valore aggiunto, cioè non solo sono in grado di farle da sola queste cose, ma posso anche sorprendervi e farle meglio, perché no? Che tipo di mondo vogliamo e che cosa siamo disposti a fare per ottenerlo? Io personalmente voglio un mondo in cui ci si rispetta, in cui ci si tende la mano sempre, a prescindere appunto dalla razza, dall'etnia, dalla religione, dallo stato sociale, da tutto. Un mondo in cui ci si guarda negli occhi e ci si riconosce come uguali, come esseri umani, e in cui si capisca che sembra banale, ma l'unione fa la forza veramente, e quindi che non si lascia indietro nessuno.